egregio soddisfa oppure c'è un po' di rammarico per quel gol subito dopo essere andato in vantaggio? No, il pareggio non soddisfa noi perché non ce lo meritiamo, per il percorso che stiamo facendo, per l'impegno, per la grinta, per la determinazione che ci mettiamo ogni allenamento, ogni domenica, al di là di non essere il miglior attacco del campionato, le solite voci, le solite cose che porta via il vento. Alla fine, anche oggi, dopo un primo tempo, secondo me, sottotono, c'è stata una reazione contro una delle squadre più forti del campionato che fa capire quanto siamo determinati a voler fare qualcosa di importante, di speciale, e quindi sicuramente non è un punto perso, però questa è una squadra che si merita tanto, tanto. Ha lottato solo contro i due centrali del Pordenone, avreste tanto e sei tornata, è stato un bel duello quello lì. È stata una bella battaglia, è stata una bella partita e ci siamo scambiati colpo su colpo, loro non mi hanno mollato un attimo, io ho provato a non mollarli un attimo. E il mister l'aveva preparata così, sapevo che sarebbe stata una partita di grande sacrificio, però sono soddisfatto nel complesso della mia e della prestazione della squadra. Sul rigore è partito deciso, ha battezzato l'angolo a destra, no? Sul rigore ho deciso di alzarlo, ho pensato di tirarlo centrale a chiudere, ho detto voglio alzarla e ho tirato forte e fortunatamente alzandola così il portiere non è riuscito a smanacciarla via, deve averla sfiorata, però avevo deciso di alzarla e ha portato bene. La classifica, tre squadre a 51 punti, una a 50, una a 47, ho chiesto anche al mister De Pordenone, questo equilibrio arriverà fino alla fine oppure secondo lei qualche squadra si staccherà? Non lo so, non riesco a dare una risposta. Noi sicuramente vogliamo continuare a lavorare bene, con entusiasmo, con determinazione, e quindi secondo me, penso valga lo stesso anche per le altre squadre, quindi secondo me arrivando verso fine campionato ci sarà qualcuno che allungherà, però ci sarà sostanziale equilibrio, suppongo. Domenica una trasferta insidiosa contro il Renate, squadra di alta classifica, potrebbe essere un'altra tappa per l'avvicinamento. E domenica è una partita senza dubbio più difficile di quella di oggi, senza dubbio. Quindi ci aspettano 9 finali, 10 finali da qua alla fine, e le finali si vincono, bisogna vincerle, bisogna giocarle e vincerle. Facciamo un passo alla volta, uno step alla volta, domenica dopo domenica, e quindi adesso testa Renate, a lavorare bene da mercoledì, e si pensa solo a quello. È il primo tempo sottotono, ma per merito del Pordenone oppure perché voi avete un po' di paura? No, penso che definirla paura non sia il termine corretto, forse un po' di conoscenza, di tattica per studiare l'avversario che dopo ti porta un po' a essere timoroso e non essere come noi con l'identità ben definita del gioco, del possesso e del palleggio, quindi ci troviamo a fare un primo tempo un pelo sottotono sotto questo aspetto che ci caratterizza, e il Pordenone, essendo una squadra forte, come ha dimostrato e come sta dimostrando, e ti mette sotto, preparano la partita su quello, su calciare la palla là davanti, seconde palle, metterti in difficoltà. Al primo tempo ci sono riusciti, il secondo tempo secondo me si è equilibrata un po' la cosa.